Emanuele Filoni, Davide Montebello. vi dando il benvenuto a questa recensione di All Elite Wrestling Dynamite, episodio del 18 marzo 2020. Eh sì, signori, allora, episodio un po', diciamo, anticlimatico perché, spieghiamo un attimo quello che sta Sì. succedendo in America con il diffondersi del coronavirus. L'All Elite ha dovuto appunto spostare la puntata da un'altra parte degli Stati Uniti e purtroppo anche senza pubblico perché questa emergenza che non solo sta mettendo in ginocchio il nostro paese, per colpa anche di qualche italiano un po' rincoglionito, ma vabbè, Sì. sta iniziando a rompere le balle in modo massiccio in tutto il resto del mondo e soprattutto in America dove c'è, diciamo, la patria del wrestling, Sì, diciamo così, alla alla fine sì. fine. Vabbè, Davide, comunque Quindi parliamo dello show, che è quello che interessa ai fan, e ovviamente parliamo introducendo il promo di Cody Rhodes, che ha parlato un po' della situazione in generale del Covid-19, no? E poi ha parlato veramente anche di wrestling proprio, ha detto settimana prossima avremo Blood and Guts, chiaramente noi sappiamo, a posteriori sappiamo che non si farà Blood and Guts, ma noi vi riferiamo a quello che è successo nella puntata. infatti. E praticamente ha parlato di Omega, ha detto, parlato un po' di Page, di quello che è successo con Sì, ha Omega. fatto una sorta, diciamo, di chiamata alle armi, dai, possiamo Sì. Poi definirla così, per è arrivato appunto Omega. affrontare l'inerzia Sì, del colpo. sono arrivati Omega e Matt Jackson, no? Che probabilmente si sono chiesti, ma dove è finito Page alla fine? Perché Sì, un Page che ragazzi, secondo me ha un potenziale incredibile quel Sì. personaggio, io lo dico e lo ripeto, che arriva proprio alla fine del discorso, quasi alla fine del discorso, non mi dire, oh ma che palle, ma che volete, da me, cioè, ma fatemi una vita Sì, praticamente, fatemi una vita e pure ecco, un'altra cosa. Però vabbè, vabbè. praticamente si presenta sullo stage, appunto, come hai detto te, in solitario, con il bicchierone di birra, là, quello che è. E sì, è birra, è birra, sì, chiaramente. Spero che Sì, non è siano birra. altre cose. Beh, del colore possono essere solo poche cose. Sì, Però e vabbè. praticamente gli chiedono se alla fine Paige sta con loro a Blood and Guts, starà con loro a Sì, Blood and Guts. sì. Questo è un po' il succo del discorso, no? Beh, sarà curioso vedere cosa succederà perché diciamo che fra Paige e gli Young Bucks rimasti ormai orfani del povero Matt, se non erro. No, Nick. Quindi Nick, giusto, che è stato ucciso da una grata killer, però a parte gli scherzi, non scorre ovviamente buon sangue, quindi la vedo dura, È soprattutto per vero. una cosa che succederà alla fine della puntata, che Comunque, primo match della diciamo serata così. che ha visto Lucha Brass contro i Best Friends. Beh, sta faida sta iniziando un po' a rompere le balle, posso dire la verità. Sì. Cioè, match comunque divertente, nonostante sia, ripeto, eseguito in una modalità strana, dove tra l'altro i lottatori della All Elite facevano, diciamo, il pubblico improvvisato comunque. Però, sinceramente, io mi aspetto che utilizzino molto meglio i Lucha Bros, specialmente adesso che fanno parte di questa fazione del Triangolo della Morte. Che ecco, Il triangolo, no, no, vabbè. vabbè, che oddio, non è che faccia proprio impazzire, posso Sì, essere onesto. è vero, è vero. Alla Comunque, fine, nonostante le interferenze di Orange Cassidy, alla fine Lucha sì, Brass riescono a vincere questo tag team match, direi meritatamente, dai. per fortuna almeno un match hanno vinto, almeno Eh quello, sì, voltiamo diciamo così, pagina, dai, voltiamo pagina perché andiamo al sì. secondo match della serata che ha visto Penelope Ford contro Rio, contro Hikaru Shida, contro Chris Statlander. Fatal 4-way match. Match molto interessante, anche questo devo dire, alla fine le quattro si sono ben comportate e paradossalmente si è anche ben comportata, direi, Rio, a parte alcuni, vabbè, colpi fettecchi. A me quella che purtroppo non mi è piaciuta sul ring, non esteriormente, chiaramente, non esteticamente, è la prima che ho citato, ovvero Penelope Ford, che era Penelope bella buona, ma Ford, diciamo che potrebbe darsi ad altri tipi di mestiere. vabbè, no, detto Butto. così, dai. Vabbè, Alla quota, dai, giusto. sì, certo.
Vabbè, comunque Vince vince Ikarushida. Sì. Hikaru Shida, signori, che secondo me è una delle migliori giapponesi sulla piazza. Comunque ha un discreto carisma e spero che l'Elite capisca forse che è tempo di pushare quella povera Hikaru che è sempre lì, che vince, ma viene lasciata là in un angolino come, non so, una malata di Covid-19, diciamo Ma così. poverà, sta battuta. Vabbè, dai, però è vero, cioè, voglio dire, non ha mai avuto una chance importante, cioè, almeno speriamo che abbia qualcosa di effettivo. Sì, Però, è vero. signori, è successo l'impensabile post-match, in quanto Kip Sabian, cioè che io mi rifiuto di vedere un lottatore che ha un nome del genere, vabbè, diciamo che si intrattiene non molto amorevolmente con il buon vecchio Colt Cabana, dove diciamo volano le offese quasi un po', sai, come i Minacce. bambinetti, sì, per minacce però da bambinetti, diciamo Sì, la verità. chiaramente sì. Però vabbè, Cioè, tra i due poi comunque a me piace molto di più Colt Cabana. sì, beh, assolutamente, direi ha leggerissimamente più carisma. Poi Cioè, non c'è vedremo storia. se questa cosa viene portata avanti, viene Sì, poi lasciata. abbiamo visto anche Jon Moxley Vedremo con il poi. macchinone. Sì. Jon Moxley ribelle che va in giro con un macchinone che costerà i miliardi. Sì. Quindi molto Ok. vabbè attinente alla sua gimmick. Vabbè, comunque se andiamo al terzo match va che è meglio. Jurassic Express contro Butcher e Blade. Direi che Butcher e Blade siano, penso, il team più fetecchia, più Io direi scandaloso che forse dell'Elite. questi sono, insieme a Penelope Ford, altri due lottatori che forse sarebbe meglio che cambiassero mestiere. Posso. Per A noi dire. due non ci hanno fatto proprio, non ci hanno detto niente questi due Sì. mister. Eppure, no, Butcher e Blade, ti aspetti il macellaio e la lama, ti aspetti, capito, chissà che cosa. Ti aspetti due lottatori, innanzitutto, che attirano. E se no, non attirano neanche così tanto, questi due. Non c'è. No, io dico solo una cosa, l'ho letto, se magari ci ascolterà, però. Col traduttore, Allora, magari. innanzitutto, sì, vabbè, innanzitutto ho fatto una cosa. Levate Luchasaurus da quel cazzarola di Jurassic Express e pushatelo perché il Luchasaurus è stato il migliore del match. Fine. C'è poco da dire, Sì, ha cioè, fatto è tutto lui lotto. praticamente, dai, diciamo così. Cioè, in un match che è stato veramente, posso dire, terribile, forse. Il peggiore Cioè, della serata, dai. sì, abbastanza, direi. Assolutamente. Quindi, mamma mia, aiuto. Cioè, E vabbè, dai. mamma mia. Poi passiamo a una serie di segmenti con il promo del Dark Order, no? Che sta per invitare il nuovo leader pronto della Stable. Però questo promo viene interrotto dall'SU, ovvero da Christopher Daniels e da Kazarian. Non mi ricordo mai Eh come sì, si chiama, Tommy Kazarian, o Frankie? Kazarian. Frankie, come si chiama? Eh sì, Frankie, sì. Io lo chiamo Tommy perché Tommy Kazarian era un personaggio delle Colleagues. E quindi, vabbè, è un'altra storia, però. Non ci interessa. Diciamo così in modo brutale. Vabbè, sì, un promo dove c'è Christopher Daniels che, come hai detto tu prima, che dice basta, Dark Order, ho un po' rotto le balle praticamente. C'è sempre queste sproloqui. Sempre queste parole quasi alla fuffa, diciamo. Sì. Solo che nel frattempo che Christopher sta finendo il suo, diciamo, pippone, possiamo chiamarlo così, Sì. parte un altro pippone, video però, video parlato stavolta, dove uno strano figuro alto, con la barba lunga, Luke Harper praticamente, Sì. diciamo proprio di cattiveria o Brody Lee se preferite, si manifesta, diciamo, facendosi chiamare The Exalted One, se non erro. Sì, exactly one, sì. Che allora era nell'aria il suo debutto in All Elite, un po' troppo nell'aria, diciamo, e ci può anche stare come cosa, anche se io ripeto. Ti chiami All Elite Wrestling e stai diventando All WWE Wrestling. Però vabbè. Sì, allora qua probabilmente. È vero, però c'è anche il rovescio della medaglia che ti dice, se tu vuoi essere il migliore, devi anche prendere lottatori dalla migliore federazione. Sì, il problema è che adesso, ecco, una cosa che mi fa molto arrabbiare. Allora, Luke Harper quando era in WWE era comunque un buon lottatore, anche se vabbè, l'hanno messo insieme a Bray Wyatt, e quindi la presenza di Bray Wyatt
personaggio 10 volte più carismatico, Sì. lo ha un po' ammazzato. Se adesso saltano fuori dal nulla i fan di Brody Vabbè, ci Lee, sono fan di Brody Lee, non è che non ci sono, però. no, nel senso che tutti sono fan di Brody Lee, sta cosa mi fa un attimo girare i maroni, perché posso essere onesto, anche quando era in WWE, che alcune volte l'hanno usato anche abbastanza bene, non se lo caccavano di Lo striscio, sai qual e è il sta cosa mi problema, fa però? Davide, lo aspetto. Lo sai qual è il problema? Che adesso è da solo praticamente dica. Brody Lee. Appunto, E appunto. quindi è più facile di farlo. Quando tu comunque sei in una squadra e sai che davanti a te c'è uno più forte, difficilmente il fan o io o te tifiamo te. O tifiamo, scusa, in questo caso Brody Lee. Perché se davanti a Brody Lee c'è Bray Wyatt, tu tifi Bray Wyatt. Non tifi Sì, ma Brody Lee. tanto adesso spunteranno come funghi dal nulla anche chi non lo tifava, che fan di Ah Brody vabbè, chi non lo tifava un conto, però noi conosciamo uno che lo tifava, vabbè. Lee. Vabbè, comunque. E parlo comunque, se ti interrompo, da una a cui piaceva Luke Harper. Sì, ma anche a noi piaceva, però Vabbè. se poi giustamente mi ci metti davanti Bray Wyatt, è automatico che io tra i tre, perché comprendendo anche Quello Eric assolutamente, Rowan, quello tifo a assolutamente. palla Bray Wyatt. Quindi Però, boh, diciamo che vede il problema dell'Elite è uno. con questo nuovo, sì, con questo nuovo personaggio che mo però devono fare le cose serie, con Dark Order, Sì, sennò assolutamente. rimane Passiamo un po' così, ecco. all'intervista di Tony Schiavone, appunto, che intervista Jack the Snake Roberts, e insieme ovviamente a Lance Sì. Archer. E praticamente Jack the Snake invita Cody a un po' preoccuparsi di quello che gli potrebbe capitare, no? Sì. Con Vabbè, Lance Archer di mezzo. diciamo che Lance Archer comunque non lo so, cioè quanto possa essere così minaccioso, sinceramente parlando, Sì, perché specialmente abbiamo bah, visto un promo abbastanza stupido. abbastanza stupido, perché tu mandi innanzitutto dei lottatori, vabbè, dei gente che fa combatte Presunti sì, lottatori. in maniera clandestina, combatte, no? Sì. E Lance Archer è tipo Gesù Cristo sceso Sì, in terra. però Cody Rhodes non è nessuno di quelli là, quindi Sì, infatti, sinceramente vabbè. non so come possa essere un paragone azzeccato, Io, anzi. se posso essere onesto, l'ho trovato un promo molto di cattivo gusto, sinceramente. Però, vabbè, Vabbè, dai. uno Staremo un po' a vedere. Io decide. non credo che Cody eventualmente perda Di contro Lance nuovo, Archer. Non credo. Di tra nuovo, non l'altro. credo. Però, vabbè, Però vedremo, dai, vabbè, cosa vedremo. succederà. Poi abbiamo avuto il main event, che ha visto l'Inner Circle contro l'Elite. Che dici? Ti è piaciuto? Sparata Sammy Guevara, possibilmente, no, ve Sì. lo chiedo col cuore, a parte quello. No, un match molto interessante dove finalmente hanno fatto vincere un match all'Inner Circle. Cioè, meno male, grazie a Sì, Dio, direi. in effetti. Cioè, l'Inner Circle, che tra l'altro ha vinto, diciamo, un po', diciamo, rubando, dai, per certi versi. E ci sta, perché comunque è una cosa che dici, almeno l'Inner Circle ha fatto qualcosa di socialmente utile, almeno È lì. vero, però io penso che la parte più importante, tra virgolette, della serata, o più che altro del main event, sia quando Matt Jackson, alla fine del match, ha detto di avere avuto un amico che può sostituire suo fratello Nick, Fratello. chiaramente, sì, nel match a Blood and Guts, che poi sappiamo Sì. essere stato ovviamente annullato, ma quella è un'altra storia. E a quanto pare, quando avrà luogo questo Blood and Guts, al posto di Nick Jackson, indovina chi ci sarà? Vediamo se lo indovini. Sì, diciamo che, dai, spieghiamo un po' quello che è Sì. successo. Scende un drone. Scende un drone. Un drone, ok, uno dice no, tutto a posto, tutto bello, no, tutto figo. E alla fine si rivela essere che il drone non è niente proprio di meno che Broken ma tardi, Sì, vabbè, che colui che lo quindi guida, ovviamente. fa. Sì, vabbè, grazie, a meno che il drone non si guida da solo, mosso da fenomeni paranormali, potrebbe essere. Si presenta quindi Broken ma tardi, che wow, Farà parte, diciamo, del team dell'Elite, diciamo così. sì, però vabbè, potevano fare qualcosina di meglio,
Allora, Cioè, Matardi è lottatore forse, ecco, il discorso qua è diverso però rispetto a Luke Harper o a Brody Lee, perché Matardi non è Brody Lee, tutto rispetto, cioè Matardi è no, molto ma io più mi aspettavo un'entrata in scena un po' più. carismatica, un po' più Sì, cioè, arriva lì, apre le mani al cielo, come diceva Broken Matt, e fa le sue solite smorfie, non dice una mazza. Sì, il problema è un po' questo. Cioè, Però sai che boh. senza pubblico magari hanno voluto rendere le cose ancora molto più superficiali e leggere, diciamo così. Sì, quello può essere, però sinceramente come arrivo è stato molto sottotono per quanto mi riguarda, specialmente per uno come Broken Matt. Mi aspettavo un po' più di qualcosa, un po' più di mistico, ecco, di diverso. Sì, forse Però hanno reso un vediamo. po' più semplice, ma credo, io ripeto, se ci fosse stato il pubblico, secondo me qualcosa di diverso avrebbero fatto. Sì, penso proprio di sì, anche perché sarebbe stato, diciamo, anche un po' più divertendo, Sì, un potremmo dire po' così, più dai. divertendo, è vero. Vabbè, comunque una puntata che io la sufficienza gliela do assolutamente, Beh, sì, specialmente perché... soprattutto fatta in un perché... clima come quello di adesso, dove manca praticamente quasi tutto l'intrattenimento sportivo, parliamoci chiaro, e almeno il wrestling o l'Elite e WWE riescono ancora, finché lo Stato gli dà la possibilità, a tenere botta e quindi tanto di cappello alle due compagnie. Perché quello c'è da dirlo. Sì, E questo sì, questo sì è vero. almeno ci fanno svagare un'oretta, 3 orette, quelle che sono, da queste vicende non proprio felici, ecco, diciamo così. Quindi. E vabbè ragazzi, dai, chiudiamo qua. Quindi dal vostro Emanuele Filoni. Dai, De Montebello. Appuntamento ragazzi, e alla prossima.